Beh, questa è stata una grandissima, meravigliosa opportunità che ci ha dato l'organizzatore di questa bellissima mostra e la mostra d'oltremare. Ed è rivolta a tutti i nostri ragazzi, a tutti i ragazzi della città, a tutti i bambini della città, in particolare tra l'altro ai ragazzi e bambini seguiti dai nostri servizi, quindi che frequentano le nostre attività, i nostri centri socio-educativi, le nostre comunità di accoglienza, le case famiglia, i bambini della nostra città. Questo docufilm l'ho fatto con tutto il cuore perché dobbiamo assolutamente incentivare queste donazioni di organi, perché innanzitutto donare amore, ma donare anche vita, perché gli organi in paradiso non servono. Sì, la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo è una cosa fondamentale, con i paesi del Nord Africa, con i paesi mediterranei dell'Europa e anche quelli dell'Asia, quindi il Mediterraneo è un grande mare che è una grande speranza anche di occupazione, di lavoro, di sicurezza, di traffici, quindi siamo al centro dei traffici mondiali perché con l'apertura del canale di Suez, il raddoppio, il Mediterraneo è diventato ancora più importante. Dobbiamo saper sfruttare queste occasioni coordinando meglio e sempre di più la sicurezza delle nostre guardie costiere, la sicurezza della navigazione, ma anche sviluppando l'economia del mare. Abbiamo veramente cercato di fare le cose in grande, questo è il primo anno che facciamo la finale a Napoli, io sono napoletano ma il concorso è sempre stato internazionale. Il film sì, nasce da l'incontro in particolare con Alessandro Fontanarosa, che è un musicista ed anche ex pugile, e da questi suoi talenti io ho scritto una storia originale, ovviamente, che non è strettamente legata alla sua biografia e che riguarda, come diceva anche Giallello Serao, riguarda nel mio film molto il rapporto tra padri e figli, sia rispetto al rapporto non risolto con padri assenti, nel caso del protagonista, sia col diventare a propria volta genitori, cioè prendersi la responsabilità di passare all'età adulta. Il nostro protagonista fugge questa responsabilità e il destino in qualche maniera, che non svelerò, invece lo riporta a questa necessità di prendersi questa responsabilità.